e che abbia una magistratura che non può indagare sui ricchi e sui potenti, perché per l'appunto deve solo mettere in galera gli immigrati e i poveracci. Allora io penso che c'è un'organicità di questo berlusconismo politico, sociale, culturale. Oggi noi vediamo la crisi di questo berlusconismo politico, ma non degli altri due. E la cosa, lo dico perché Andrea è stato molto esplicito, lo sono anch'io come nel mio costume, la cosa tragica è che non sempre questi pezzi di berlusconismo sociale e culturale sono avversati da tutta l'opposizione. Quando il problema è il berlusconismo che è in noi che mi preoccupa, perché finché tu sai chi è l'avversario e lo combatti limpidamente è una cosa. Quando vedo Walter Veltroni che fa interviste sul Corriere della Sera per dire che sì, Marchionne ha torto, però c'è la globalizzazione, però come si fa, vedo lì qualche problema. Allora io il primo punto che voglio porre è questo: noi non possiamo dare per scontato che in questo contesto il governo Berlusconi se ne vada a casa facilmente, perché magari questo disastro, questa palude continua negli anni. Noi in fondo siamo l'Italia democristiana, l'Italia dei trasformismi, l'Italia dei governi balneari. È possibile che questo duri banalmente per un motivo, che Berlusconi fa il volto duro, ma sa che è più facile rimanere fuori dalla galera continuando a fare il Presidente del Consiglio che non se dovesse andare alle elezioni e perderle. E quindi Berlusconi starà appiccicato alla sedia e proverà a rappattumare la maggioranza. Allora io penso che il primo problema che abbiamo, Andrea Orlando diceva, bisogna costruire l'alternativa. Secondo me c'è un problema a monte dell'alternativa, ed è di costruire l'opposizione, perché la cosa che è mancata a mio parere in questi due anni è un'opposizione degna di questo nome. Questa è la cosa che è mancata, e lo dico per tutti. Ovviamente chi è più grande, chi ha più potere, più visibilità, ha più responsabilità, ma ce l'abbiamo anche noi. Ma quando eravamo al governo noi, tu facevi una cosa, c'erano 27 dichiarazioni di parlamentari del centrodestra che dicevano che stavi violentando le bambine e ammazzando i vecchietti, c'erano cose tutti i giorni di attacchi durissimi. Questo governo invece ha una dialettica che sembra essere più interna al centrodestra che non tra la destra e l'opposizione, ed è anche per questo che sovente il conflitto sociale si ritrova solo e a volte disperato, perché non trova una sponda politica che rappresenti quel disagio sociale nelle forme in cui andrebbe fatto. Allora io penso che il primo nodo è di costruire un'opposizione degna di questo nome. Qui io capisco che abbiamo posizioni molto diverse, poi entrerò nel merito, ma io farei questa proposta. Noi il 13 di marzo ci siamo trovati assieme le forze dell'opposizione sulla difesa della democrazia. Possiamo pensare che nell'autunno si faccia una mobilitazione sociale di tutta l'opposizione contro la politica sociale ed economica del governo, per smetterla, per tappare la bocca al Tremonti che dice, dopo che ha fatto i guai, collaboriamo, o a quell'altro che dice, ma in fondo tra la politica di Tremonti e di Padoa-Schioppa non c'è tanta distanza, e quindi no, va cambiata sta politica. Io la prima cosa che propongo è questa, e dico al PD, che è la forza più grande: decidete voi la piattaforma, decidete voi la piattaforma, mettete 4 punti di giustizia sociale e costruiamo una mobilitazione nel paese, perché c'è bisogno di far sentire che questo governo non può fare i suoi porci comodi e tutto quello che vuole, che c'è una forza che nella società si organizza e gli dice basta, perché noi abbiamo il problema di mandare a casa il prima possibile questo governo, perché se rimane in piedi farà danni pesantissimi sui precari, sul lavoro, sulla scuola, sulla Costituzione, perché questi ricominciano a parlare di cambiare il titolo terzo della Costituzione. Allora io penso che la prima cosa da fare è questa: costruire l'opposizione. Secondo, noi abbiamo una legge elettorale che non ci piace, è una legge bipolare in cui chi ha un voto